Paziente che giunge alla mia osservazione per un edema palpebrale, un gonfiore palpebrale importante e interrogando la paziente viene fuori che qualche mese prima la paziente ha effettuato delle iniezioni di acido ialuronico a livello delle palpebre inferiori. In effetti, esaminando la paziente, comprimendo questa zona di edema e di gonfiore, vediamo come la comparsa, la presenza di un salsicciotto traslucido. E quindi questo effetto, questo gonfiore è legato all'iniezione di questo filler. Cosa emerge da questo caso? Intanto che il filler a livello delle palpebre inferiori non va iniettato laddove è presente già una borsa palpebrale inferiore e una lassità palpebrale, perché il filler andrà a creare un accumulo e un accumulo di acqua con un conseguente gonfiore che sicuramente alla paziente non piacerà. Quindi, quando ci troviamo di fronte a una paziente con lipoptosi, quindi borse palpebrali inferiori, valle delle lacrime, quindi occhiaia inferiore e lassità palpebrale, non possiamo pensare di migliorare la faccenda iniettando dell'acido ialuronico, ma dovremo andare a effettuare una blefaroplastica inferiore. Se la paziente non l'accetta, non cerchiamo di proporle del filler perché comunque il risultato non sarà corretto. Potremmo magari migliorare un pochino l'elastosi della palpebra, la lassità cutanea con altre tecniche, ma non certo andare ad iniettare dell'acido ialuronico. Nella fattispecie questa paziente era venuta da me nel 2017, ho distrutto l'acido ialuronico, la paziente è rimasta soddisfatta perché l'edema si è completamente risolto, così come il gonfiore, ed è tornata alla mia osservazione nel 2023 chiedendomi un ringiovanimento a questo punto chirurgico. Questo è stato effettuato, ho effettuato una blefaroplastica a quattro palpebre con accesso cutaneo e rimessa in tensione di tutta la zona malare e con un buon risultato e una soddisfazione importante della mia paziente. Ricordiamoci sempre corrette indicazioni. La medicina estetica arriva fino ad un certo punto, oltre bisogna andare alla chirurgia. Se non la facciamo noi, possiamo mandarle a dei colleghi, ma il paziente sarà sicuramente più contento.